La genesi di questo progetto è molto semplice, è un grandissimo omaggio improbabile, bislacco, radicale, umile a Rameau Roussel, che è stato un poeta fondamentale, è stato un poeta importantissimo per il secolo scorso e secondo me anche per il millennio a venire. Ha inventato tantissime cose, ha inventato il camper, è stato il primo uomo a inventare il camper, un viaggiatore impossibile, ha viaggiato tutto il mondo e quasi mai scendeva dalla nave, stava lì, sentiva le vibrazioni di un luogo senza vederlo. È morto a Palermo nel 1933 e ho deciso di fare lui un omaggio per questa scrittura onirica che ha inventato. E quindi ho chiesto a una serie di artisti, di pensatori, di filosofi, di personalità che lo ammirano o che secondo me lo ammirano anche senza saperlo con il loro lavoro, di venire a Palermo, di dormire nella stanza dove lui passò ad altra forma e di vedere cosa succedeva. Questo era il progetto, che poi ha generato anche una mostra, un progetto laterale in questo hotel. Ma il mio progetto d'artista è stato quello di fotografare questi 20, più di 20 persone che dormivano e vedere cosa succedeva. Quindi ho messo 4 macchine fotografiche che scattavano ogni 5 minuti una fotografia, silenziose. Non sapevo cosa succedeva perché io le montavo, montavo tutto, preparavo, premevo il bottone. E dopo cena li salutavo e loro andavano a dormire in questa stanza e la mattina raccoglievo questi file e vedevo cosa era successo. E da lì è nato un grande ritratto di questa Repubblica dei Sogni.